Sono qui con Sua Eccellenza Monsignor Ettore Balestrero, nunzio apostolico nella Repubblica Democratica del Congo. Benvenuta Eccellenza. Buonasera. Dal 31 gennaio al 5 febbraio prossimi, Papa Francesco si recherà in Congo e in Sud Sudan per un viaggio apostolico e quindi ho invitato Sua Eccellenza per aiutarci a comprendere meglio la portata di questa visita del Santo Padre in Africa. Eccellenza, qual è la situazione sociale e politica nella Repubblica Democratica del Congo? Una situazione, devo dire, difficile. Ogni tanto, quando una persona si avvicina al Congo, ha l'impressione di avvicinarsi a un malato terminale, una persona che aveva tanta energia, ma adesso non dà più segni di vita. E in realtà non è così, però è vero che i problemi sono tanti. E sono tanti, soprattutto sotto il profilo appunto sociale. È un paese povero, è uno dei fra i 10 paesi meno sviluppati al mondo. È un paese dove il 73% della popolazione è sotto la soglia di povertà. Attualmente è la terza, ma presto sarà la seconda riserva più grande mondiale di poveri. Adesso e dopo la Nigeria e l'India, presto l'India uscirà, grazie a Dio, e ci sarà il Congo. È un paese quindi dove solamente l'80% degli uomini sono alfabetizzati e solo il 60% delle donne lo sono. È un paese giovane, è un paese dove la metà della popolazione è giovane. È però, ecco, per la Chiesa, è un paese molto importante perché è un paese dove innanzitutto, diciamo, in Africa è quello col maggior numero di cattolici, circa il 43%, circa 45 milioni, perché è un paese con, diciamo, che a livello mondiale penso sia il settimo come numero di cattolici e perché c'è una storia. È un paese dove il primo vescovo africano dell'Africa nera veniva dal Congo belga. Le frontiere del Congo belga non erano le frontiere del Congo attuale, però un paese, diciamo, che dice molto. Ed è, direi, un paese, in un certo senso, sintesi di molto magistero di Papa Francesco, perché il tema dell'evangelizzazione, il tema della missione, il tema del dialogo interreligioso, il tema a livello sociale delle migrazioni, della povertà, della corruzione, dell'ambiente, sono tutti dei temi che qui sono, direi, hanno eletto domicilio in Congo e sono dei problemi che sono reali in Congo. Dal punto di vista politico, diciamo che politica interna, un paese che si sta preparando alle elezioni, avrà le elezioni, sono sempre un po' nei paesi traumatici, dei momenti un po' complicati, le elezioni, perché in genere si va verso un processo sempre più, diciamo, liscio, ma rimangono sempre dei momenti un po' complessi. E poi perché è un paese che, se è soprattutto all'est, diciamo, c'è a causa della sua benedizione anche la sua maledizione. Sono i minerali del sottosuolo, di cui il Congo è ricchissimo. È il primo paese al mondo come cobalto, è il primo paese in Africa per il rame, credo che sia il terzo nel mondo per il rame, è il quinto paese al mondo per il litio, ma hanno trovato delle nuove miniere, per cui forse addirittura è il primo paese. Quindi diciamo tutti i materiali, i minerali che sono strategici per la transizione ecologica si trovano in Congo. È il paese dove si trovano 2/3 del materiale primo che è necessario, materie prime necessarie per produrre batterie elettriche, per le macchine elettriche. Quindi ovviamente è un paese molto ricco, ma a causa di questo, proprio perché è strategicamente importante, è un paese che suscita appetito in molti e quindi purtroppo è un paese che soffre la guerra. È un paese che è un'economia di guerra che viene mantenuta proprio perché fa comodo che sia un paese dilaniato. Adesso all'est abbiamo nel cosiddetto Kivu, che è l'estremo est, lontano da Kinshasa, perché sono, diciamo, tra 2 e 3 mila chilometri, quindi quasi come Roma, Mosca. Però il Kivu del nord c'è una guerra in corso, un conflitto con le ADF.
questo gruppo armato, anche con infiltrazioni jihadiste. Attorno a Goma, invece al sud, più sempre all'est, nord-est, ma un po' più in giù, c'è il conflitto in corso con l'M23. Ci sono circa, diciamo, una sessantina di gruppi armati all'est. Più ci sono tre eserciti, diciamo, legittimi che sono presenti, quello nazionale, c'è le forze armate della MONUSCO e c'è la forza regionale che dovrebbe intervenire nei confronti dell'M23. Quindi si vede che è un paese molto ricco, però anche molto estremamente complesso. Più uno ci sta e meno ci capisce. E quindi, diciamo, molto interessante per la Chiesa, con una grande vitalità, anche una Chiesa che è esemplare per le altre Chiese del continente, una Chiesa che è molto, molto dinamica, dove il Papa lo ha detto qualche giorno fa, il Vangelo è entrato davvero in dialogo con la cultura locale, quindi è una fede che ha cominciato ad inculturarsi veramente. Ed è un paese dove l'evangelizzazione certamente ha fatto progressi, ma dove ancora c'è molto, molto da fare. La popolazione ancora è un po' vittima delle superstizioni, è un po' vittima delle credenze locali, soprattutto ha una difficoltà che non è solo di qui, ma diciamo di vivere con coerenza e di evitare una dicotomia fra quello che si crede o che si dice di credere e come si vive. Il 9 gennaio scorso Papa Francesco, nel discorso ai membri del corpo diplomatico presso la Santa Sede, parlando proprio del Congo, auspica che cessino le violenze nell'est del paese e prevalga la via del dialogo e la volontà di lavorare per la sicurezza e il bene comune. Come la Chiesa Cattolica contribuisce attivamente nel tentativo di pacificazione della società? Chiesa, direi che è completamente immersa in questo. Cominciare dal viaggio, il viaggio avrà come tema principale tutti riconciliati in Gesù Cristo. È una Chiesa che, diciamo, ha come la Chiesa Cattolica il compito di annunciare il Vangelo, a, diciamo, dare la salvezza, ministrare la salvezza del Signore e anche testimoniare la carità. Ora, nel fare questo, questa testimonianza ha un ruolo umanitario proprio per la situazione difficile. In questo ruolo c'è anche, in particolare, io direi, nella storia del Congo, una Chiesa che ha accompagnato lo sviluppo della coscienza democratica del paese, una Chiesa che è portavoce delle esigenze della popolazione e anche punto di riferimento, un'autorità morale per la popolazione. Quindi una Chiesa che, per esempio, in concreto all'est, per quello che riguarda il conflitto in corso adesso, è diventata la catalizzatrice di tutti gli aiuti che ci sono umanitari con gli sfollati attorno a Goma. Sono 500.000 solo attorno a Goma da novembre a oggi. E sono i sacerdoti che rimangono sul posto, le suore che rimangono sul posto, che offrono la vita, che raccolgono aiuti alimentari, medici, vestiari, li distribuiscono, invitano le persone a accogliere queste persone, cercano di farsi anche portavoci della necessità di dare un campo a queste persone, un campo profughi a queste persone, perché ci sono delle persone che sono al bordo della strada morte, perché non hanno dove andare a posare il capo, proprio come il Signore. Quindi questa è una Chiesa che indubbiamente sotto questo aspetto è estremamente impegnata, una Chiesa che anche a livello, direi, educativo per combattere contro la povertà e per combattere contro le malattie è estremamente impegnata. Basti dire che ci sono 40% dei servizi sanitari del Congo sono gestiti in qualche modo dalla Chiesa Cattolica, da un'istituzione della Chiesa Cattolica. E che ci sono, per quanto riguarda le scuole pubbliche materne gestite dalla Chiesa sono 700, le scuole primarie 12.400, mi sembra, e le secondarie 5.500. Quindi complessivamente andiamo sui 6 milioni di studenti. Quindi una Chiesa che è, direi, a servizio della popolazione, con la coscienza che questo è per servire il Signore, con la sfida di dare sempre più spazio al Signore nella sua vita,
di rendere una vita sempre più coerente al Vangelo che annuncia e anche di essere all'altezza dell'autorità morale di cui indubbiamente gode presso la popolazione. Lei ha avuto modo di conoscere da vicino l'ambasciatore italiano Luca Attanasio, ucciso, ricordiamolo, in un agguato il 22 febbraio 2021. Le chiedo se può delinearci brevemente la sua figura e raccontarci quale eredità ha lasciato nella società congolese. Dunque, io l'ho conosciuto, direi, abbastanza bene, perché ovviamente quando io sono arrivato, lui era l'ambasciatore d'italiano qui, lui mi ha accolto, sono andato da lui veniva ogni tanto anche a messa da noi in nunziatura la domenica, ci vedevamo, io gli mandavo tutte le domeniche l'omelia che preparo. Quindi, diciamo, era anche una persona credente, sicuramente. Io lo definirei così, una persona positiva, non sprovveduto come forse sembra, giovane ma non sprovveduto, una persona positiva, direi uscito anche un po' dal suo ruolo di strettamente diplomatico, giustamente come si deve fare, tanto più un nunzio, ma anche un ambasciatore di un paese, tanto più in un paese come questo, un ambasciatore di un paese sviluppato, poi dove ci sono italiani e, come succede nel mondo, nei paesi africani, molti asiatici, gli italiani sono in genere sacerdoti e suore, e quindi sono missionari che sono nel paese. Quindi lui si recava a incontrarli ed è stato uno, diciamo, dei pochi che lo hanno fatto in Congo come ambasciatore italiano. Ma ha fatto anche tante iniziative, anche con la moglie, hanno creato un'associazione per i bambini in difficoltà. Direi che il fatto che abbia fatto del bene lo si dimostra il fatto che sia ancora ricordato da molti. E quando si fa del bene si è sempre ricordato. Quindi direi che è stato un esempio nel senso di positività, una persona industriosa, una persona che ha saputo cercare di fare del bene come ambasciatore. Abbiamo già accennato più volte del viaggio apostolico del Papa, che compirà dal 31 gennaio al 5 febbraio prossimo in Congo e in Sud Sudan. Si può approfondire ancora meglio, se può, l'importanza di questo viaggio, in particolare per il Congo, in cui il Santo Padre si presenta come pellegrino di pace e di riconciliazione? Beh, è importante perché il Congo, che prende il suo nome dal fiume Congo, c'è come un fiume, diciamo, di odio, di violenza a causa della storia, un paese che da 20 anni ha subito anche le cosiddette guerre mondiali africane sul suo suolo. È un paese dove c'è molta violenza e questo fiume, che è come un fiume in piena, deve entrare e convogliare in un oceano più grande, come fa proprio il fiume Congo. E quindi questo oceano più grande deve essere un passaggio da quello che è semplicemente la necessità di riconoscere che ci sono stati dei crimini, anche di condannarli, di prendere delle misure, ma anche la capacità di guardare in faccia le persone e di riconciliarsi con loro. E questo perché? Perché sennò altrimenti si rimane confinati nel passato. Invece, questa è l'importanza della visita, aiutare il paese che vuole girare pagina, voltare pagina. E per voltare pagina è indispensabile nella sua storia recente, ancora contemporanea, è indispensabile da una parte che questa capacità di scommettere sul futuro, di voler costruire il futuro con gli altri, non contro gli altri. È indispensabile anche la responsabilità che deve assumere ogni congolese. Non si può delegare, i congolesi non possono, diciamo, delegare ad altri il cambiamento, ma hanno bisogno che il mondo li aiuti in questo. E il Papa, diciamo, venendo in Congo, aiuta il mondo a puntare di nuovo i riflettori sul Congo. Quindi aiuta il mondo a non dimenticare il Congo, a non trascurarlo e a non stancarsi del Congo. Diciamo, il Papa, la visita può aiutare il mondo a capire che il Congo non è un problema che si trascina e che comincia a infastidire e a stancare, ma è un'urgenza morale, perché ci sono delle persone che hanno la nostra stessa dignità, che hanno bisogno di essere aiutate, anche se loro per prime devono farlo.
come Chiesa un segno di rispetto per queste persone, per quello che hanno sofferto, un segno di vicinanza e l'impegno anche di aiutarli ad andare avanti verso Gesù, andare avanti verso la verità e andare avanti verso l'amore. Grazie, grazie Eccellenza, la ringraziamo tantissimo per la sua disponibilità, per questo intervento e a presto. Grazie. Grazie.